Smettila di succhiare, che cosa vuoi che ci sia dentro? Non ci so mai. Quanti animali hai mangiato in vita tua? Quasi tutti, eccetto l'uomo. Anche il pipistrello? Una volta in una grotta, ma di quelli bianchi. Saranno schifosi. No, non è vero, perché? Hanno una carne che sta tra quella, diciamo, dei topi e quella degli uccelli. Se ti piace il topo, allora ti piace anche il pipistrello. Ha ragione lui. Una volta anch'io li ho mangiati con 4 merli. Si prende uno spiedino e poi si infila dentro un merlo. Un pezzo di lardo, una foglia di salvia e un pipistrello. Poi un merlo, un pezzo di lardo, una foglia di salvia e un pipistrello. Un merlo, un pezzo di lardo, una foglia di salvia e un pipistrello. No, però devo dire che il migliore di tutti è il topo di campagna, sì. Si prende un topo, vero? Si mette sulla brace e poi fra due fette di pane. Ma voi, le galline non le avete mai mangiate? Io mai. Però la gallina è pericolosa. C'è sempre lì vicino il padrone. Io l'ho mangiata una volta, ma hanno una carne blu quelle. Puzza un po'. Cosa dici? Ma quella era una gallina con la lebbra sicuramente. Ma se voi provaste una gallina fresca. O un galletto specialmente. Non vorrei metterla con la carne di cavallo. Quante volte ti devo dire che io sono cavaliere e la carne di cavallo non la voglio neanche sentire nominare. Volete capirlo che il cavallo non si mangia? Zitti. Mettetevi giù. Se non
si spaventa. Che cosa c'è? Una specie di gattone. Se siamo furbi lo prendiamo. Buono il gatto, buono. Quello è un leone. Ci mangia tutti e tre. Nascondiamoci. Sai cos'è un leone? No, non lo so, ma me l'immagino. No, tu non immagini proprio un bel niente. Di noi tre, in tre secondi, fa tre, tre pezzetti. Così, guarda. Pannocchia, anche tu. Anche tu hai paura del leone. Beh, ma com'è da mangiare? E come deve essere? Non hai visto com'è grasso, morbido? È buono, dai che ce lo mangiamo. Vabbè, ma che dobbiamo fare? Avanti. Scavare una buca. Cosa facciamo? Dove ci mettiamo? Beh, io... Ecco, io direi di metterci là, su quel mucchio. Così il leone ci vede meglio. È così. Così lui ci viene incontro e cade nella buca. E se non cade? Cade, cade. Certo che cade, vuoi che non cada? Ecco. Quello non si muove da lì. Come facciamo? Lo dobbiamo far muovere. Già. E come? Ci penso io. Un leone? È dell'imperatore. C'è l'impiccazione per chi gli fa del male. È un premio di 1000 piastre per chi
Murphy glielo riporta vivo. Che cos'è un leone? È un animale, è una specie di cane con la criniera. Ah, sì. No, non l'ho visto, ma ho sentito abbaiare da quella parte. Whoopi! Il leone non abbaia, il leone ruggisce. E come fa? Come fa? Beh, io sì, ho sentito un rumore, ma che non era proprio l'abbaiare di un cane, era una cosa un po' diversa. E che cos'era? È difficile da spiegare. Tu conosci il raglio del somaro? Ecco, no. E allora? Beh, mi sembra quasi come a dire... No, non era proprio così. Un po' più dolce. Senti, perché non ce lo dici tu come è fatto il ruggisce del leone? Mai sentito una cosa simile? È vero? Non l'abbiamo mai sentito. Andiamo a prendere la legna. Sì. Come lo facciamo? Arrosto, come il gatto. Buono il gatto. Viene bene, arrosto. E basta che lo giri piano piano. Allora ci vorrebbe uno spiedo. Un accampamento. E c'è anche una cucina. Voi continuate a raccogliere la legna. E tu cosa fai? Vado a cercare lo spiedo. Oh, se si accorgono che abbiamo ammazzato il leone, ci impiccano tutti e tre. Dovete fidarvi di me. Thank you.
assassino! Ladro! Ti ammazzo! Ti porto dall'imperatore! Ti farò impiccare! No, ti faccio arrosto io! E ci metto io lo spiedo! Cosa vuoi farci con lo spiedo? Mi siete preso il leone! Ti farò impiccare! Ladro, parla! Se mi lasci ti dico dov'è il leone! È stato un contadino. Là, in quella capanna. Vedi quel vecchio con la capra? Eccolo. È stato lui a rubare il leone. Sì, lui. L'ho visto io che lo trasformava in capra con un incantesimo. Sei sicuro? L'ho visto e sentito con questi occhi e con queste orecchie mentre pronunciava la formula magica. Lo giuro. Solo tu mi tieni compagnia. Non mi hai mai tradito, tu. Sei rimasto sempre fedele. Com'è ingiusta la vita. Questa capretta ha quelle cose in testa, ma è fedele. E invece le donne, che quelle cose in testa non ce l'hanno, tradiscono. E così le mettono sulla testa degli uomini. L'ho sempre detto io. Meglio le bestie dei cristiani. Oh. Avanti, corri! Adesso voglio vedere se hai detto la verità. Eccolo qui. E quello è il leone. Sei convinto adesso? Posso andare? Sì, hai detto la verità. Va pure. Buona fortuna, eh? Ora ti riportiamo a casa. E adesso falla ritornare leone. Come faccio a farla diventare leone se è sempre stata una capra? Ti ho detto di farla ritornare leone, se no ti faccio impiccare. Hai capito bene? È una capra. L'ho allevata io e lo so bene, è una capra. Non è un leone. Ah, e come hai fatto a farla diventare una capra, eh? Prova! Prova! Ti ho detto di provare a trasformarla in leone. È sempre stata una capra. Prova! Non ce la faccio. Non so fare gli incantesimi io. Ah, sì? Portiamola all'accampamento, avanti! Ah! Ah! Oh! Dice di aver ritrovato il leone. Dov'è? Eccolo là. Sta arrivando. Maestà, ecco il vostro leone. Leone? Sì, maestà. Questo è il contadino che con un incantesimo ha trasformato il vostro leone in capra. È stata sempre una capra. Sono sicuro che a un vostro ordine la trasformerà di nuovo in leone. Quante volte devo dire che non credo agli incantesimi? Dategli 50 frustate e restituite la capra al contadino. Grazie, vai, signor imperatore, grazie. Vai, vai, grazie. Buon uomo, vai, vai. Te l'avevo detto che era sempre stata una capra. Non è mai stata un leone, poverina. E io non sono un mago. Io non so fare gli incantesimi. Te l'avevo detto che era una capra. E quando mai una capra diventa un leone? Ah, ecco lo spiedo! Che hai fatto? È ferito. Ho dovuto fare un duello. Fa vedere. Con chi? Con un guerriero. E questo è il rosmarino per la rosta. Andiamo. Sì, e adesso andiamo a prendere il leone. Sì. Che fame! Dove eravamo prima? Là,
Sì, eravamo là. Ecco, qua. Sì, qua. Ma dove? Ma... deve essere più in là. Era proprio davanti a noi. C'era un'onda. Il mare è pieno di onde. Sì, lo so. Ma era un'onda più grossa delle altre. Facciamo una cosa. Partiamo dal cavallo. Ma quale cavallo? Ragazzi, non è che abbiamo perso il leone. Sta buono che non abbiamo perso niente. Dai, calma, non perdiamo la calma. Dunque, da dove veniva il cavaliere? Quello che cercava il leone. Sì, quello. Di là. Da quella parte se n'è andato. Ma questo non ha importanza. Noi dobbiamo cercare le orme del cavallo. Sì, sono loro. Adesso seguiamo le orme fino al punto dove il cavaliere ci ha chiesto se avevamo visto il leone. Sì. Forse ho capito. Deve averle cancellate il mare. Allora bisogna che cerchiamo quelle del leone. Quante dita c'ha il leone? Cosa ne so io? No, perché qui ci sono delle orme con tre punte. Ma quelle sono di un uccello, non c'entrano. Ma io come faccio a cercare una cosa che non ho mai visto, che non conosco? Ecco, guardate. Sono fatte così. Solo un po' più grandi. Il leone è qui sotto. Qui sotto. Ma sei sicuro? Sei sicuro? Sicurissimo. Scavate, scavate. Thank you.
Pannocchia! Carestia! Pannocchia! Carestia! Carestia! Hai visto dove si è ficcato Pannocchia? Sarà in una di queste buche, dove vuoi che sia. Pannocchia! 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 Forse sta qui. No. Ho paura che nelle buche non c'è. Forse qui. No. Non c'è. Pannocchia. Ma dov'è allora? Pannocchia! 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 Oh mamma mia, Pannocchia! 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 Ma vuoi vedere che quello si è mangiato il leone? E a noi ci ha lasciati solo così. Non è possibile! Pannocchia! Oh, Pannocchia! 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 Ma sempre così, carogna, che sei questo? Pannocchia! Pannocchia! Parabutto! Io vado di là. Sì, sì, vado di là. Prova da quella parte. Io vado di là. Pannocchia! Porco! Ma tu non sei Pannocchia. E neanche tu. Questa è la criniera. Te lo sei mangiato tutto. Sì. Che ti venga la lebbra. E a noi? Non hai pensato? Ti spaccherei la testa. Mi dispiace. Ti sei mangiato anche la coda? Anche la pelle? Che ti venga la lebbra. Sì. Dimmi com'era. Morbido. Morbido? Saporito. Ti venisse la lebbra. Mi fai schifo. Beh, adesso chi mi porta? Prendilo su da quella parte. E dove lo portiamo? So io dove portarlo. Prendilo su. Dove lo portiamo? Lo so io, cammina, cammina. Quasi, quasi dormo. Dormi, dormi, ma sarà l'ultima volta. Dormirò per l'ultima volta, ma intanto mi sembra di essere un imperatore. Fateli entrare. Maestà, abbiamo trovato il leone. Dove? Qua fuori.
maestà. Volevo chiedere una cosa. Quelle 1000 piastre, il premio. Si potrebbe avere anche qualcosa da mettere sotto i denti. Prima fatemi vedere il leone e poi avrete le 1000 piastre da mangiare a sazietà. Sì, sì, maestà. Maestà. Avanti, vieni. Maestà. Posso piatto. Perdono. Dov'è questo leone? Maestà, è qui, nella pancia di questo disgraziato. Se l'è mangiato tutto, proprio tutto. È vero quello che dicono questi due? Io leone. E te lo sei mangiato tutto? Sì, tutto, anche la pelle, la coda, tutto. Allora la mia decisione è questa, che il mio leone abbia una degna sepoltura. In che modo, maestà? Siccome nel corpo di questo disgraziato giace il corpo del mio leone, seppellendo vivo questo disgraziato, io do una degna sepoltura anche al mio leone. Prendetelo! Au. Ultimo desiderio e sarai accontentato. A questo mondo solo due amici carissimi. Gli voglio bene, voglio morire con loro. Sia accontentato. Aspetta. Ma chi lo conosce questo? Siamo suoi amici. Maledizione, maestà. Ma questo è un porco. Non siamo amici per niente. Lui ci ha lasciato con la fame. Gli è ingozzato come un porco. Io non c'entro con lui. Chi l'ha mangiato il leone? È stato lui a mangiarlo. Chi l'ha mangiato il leone? Perché l'hai fatto? Basta, calzone farabutto. Che ti venga la lebbra dopo essere stato sepolto. Ma io vi voglio bene. Ah, si vuole bene, lui, hai capito? Si vuole bene. Ma te ne pentirai. Giù! Copriteli! Perché? Un momento! Un momento, maestà! Adesso che devo morire, ho anch'io un ultimo desiderio! Voglio parlare! Lasciatemi parlare, maestà! Un ultimo desiderio! Lasciatelo parlare! Maestà! Maestà! Il vostro leone è vivo! Già! È vivo! Ecco, guardate, guardate! Vive nel corpo di questo disgraziato, ascoltatemi! Se uccidete me, no, lui, uccidete anche il vostro leone, cioè l'anima del leone che vive nella pancia! Vedete? Basta! Basta! In un certo senso hai ragione. Dice che ho ragione! Ma stamattina non c'è stata un'idea! Sì, portatelo da sua moglie! Ma dove mi portate? Io non sono sposato. Io non ho moglie. Vi dico che non sono sposato. Che scherzo mai è questo? Via, non scherziamo, eh. Andiamo via, io non ho. La leonessa, no? La leonessa no.
Aiuto! Presto! Presto! Aiuto! Su, Leonessa, no! Adesso vedrai che starà bene. No! Consulato! Consulato, aiutami! Niente paura, niente paura, pannocchio! Consulato, mi vicino, no! Eccomi, eccomi, sono qua, sono qua, sono qua! Aprite la gabbia! Ecco, ecco! Carestia! No, 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 ecco, buona, buona, sei buona, partiamo. Parliamo buona che sono un amico. No, 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 sta ferma, sta ferma. Tiratemi no, no, fuori. Io non posso, non sopporto la vista del sangue. No, 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 Leonessa. Ciao, addio, Pannocchio, addio. Addio, Pannocchio, addio. 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 Vedrai che starai bene. Non ti preoccupare, vedrai che passa, poi... Ciao, Pannocchio, arrivederci, no, perché... La fortunata! Vi chiedo perdono, 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 ma non andate via, non andate via, non lasciatemi solo, aiuto! Che cosa? Feritemi, finché non mi avrà mangiato, non mi lasciate... Stavo, stavo... No, 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 la mano! Lascia mano, no! Aiutami! No, aiutami, ecco, che... Fortunato, carestia. Non c'è più. E dove? È impossibile. No. Tutta. Tutta se l'hai mangiata, pulita anche tutto le ossa. Tutta se l'hai mangiata. Tutta. E adesso che cosa facciamo? Se si svegliano i soldati, ci seppelliscono tutti e tre. Ma che facciamo? Tiriamolo fuori, presto. Sì, sì, ma è chiusa col catenaccio, come lo... Apriamola, che abbia... E che ne so io, lasciamolo qui, tanto non può camminare. No, ma non... Pannocchia, puoi camminare. E come... Possiamo spingere il carro fino alla discesa, sì. E poi si arrangia. Togli il sasso che tiene fermo. Quale sasso? Quale? Il sasso sotto la ruota, no? Quello che tiene fermo, sì, la ruota. Sì, 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 sì. E poi spingiamo il carro. Spingiamo. Come pesa questo sciagurato? C'è ancora molto. Tu spingi e non pensare. Certo, però, che le ruote sono una grande invenzione, eh? Anche le gambe, però. No, no, ma sono meglio le ruote, eh? Per me sono meglio le gambe. Ma chi guida? Vai al timone, smetto! Fortunato! Vanno da sole, senza fatica. Bella forza. Siamo in discesa. Le gambe vanno anche in salita. Adesso, per esempio. Te lo dicevo io che le ruote vanno bene anche in salita. Sono molto meglio delle gambe. Se perdi una gamba, non puoi più camminare. Con una ruota in meno, il carro cammina lo stesso. Ecco. Abbiamo perso una ruota, che gli venga la lepra. Quattro gambe non mi farebbe niente perderne una. O
Lo dici tu? Io un cavallo con tre gambe non l'ho mai visto. E ho paura che andiamo a sbattere contro qualcosa. Contro che cosa? Contro un albero. Contro un albero? Sarebbe meglio un pagliaio. Non vedo nessun pagliaio da queste parti. No, bisogna cercarlo il pagliaio, se no come facciamo a fermare il carro? Vieni davanti ad aiutarmi. E che faccio io? Vieni qui. E adesso dove andiamo? Dietro quell'albero. Pannocchia! 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 C'è. Che fai lì? Dormo, lasciatemi dormire. Non capisco come fa a dormire in quella posizione. Con la pancia piena dormirei anche in mezzo al fango. Con la pancia piena io posso dormire dappertutto. Anche in mezzo alla neve? Sì, sì, sì. Dormiresti anche su un letto di pietre e di sassi? Appunto. Sì, sì. Dormiresti anche su un letto di sterco di capra? Sì, sì, sì. Ma tu dormiresti anche infilzato sulla punta di un campanile? Sì, sì, sì. Anche sui carboni accesi? Sì, sì, sì. Dormiresti anche su un letto di chiodi arroventati? Sì, sì, anche su un letto di chiodi arroventati, anche legato a testa in giù, a pancia piena. Ah, sì. Sì, benissimo, a testa in giù. Sì, sì, dormirei, guarda. Tu dormiresti? Sì, dormirei.